È vero che se hai maggiore visibilità hai maggiori possibilità di vendere i tuoi beni e i tuoi servizi ai tuoi pazienti? È vero che più persone entrano nella tua community o seguono i post che tu scrivi, diventeranno poi effettivamente pazienti paganti all'interno del tuo studio fisioterapico? È vero che aumentando il numero delle visualizzazioni di un tuo post o di visite sul tuo sito internet aumenterai gli incassi del tuo centro? Assolutamente no. E ti spiego perché in questo video, la prima lezione di fisioterapia e web. Visibilità versus visibilità concreta. Queste mini lezioni non sono create per farti diventare, a te che sei un fisioterapista, un web marketer professionista, anche perché o fai l'uno o fai l'altro. E per fare web marketing dietro c'è sempre bisogno di uno staff e di persone competenti, ognuno nel suo campo, un po' come il lavoro in equipa all'interno di uno studio fisioterapico, ma servono per darti una concreta veridicità del sistema internet e di come questo può essere utile per portare pazienti all'interno del tuo studio fisioterapico. Quindi sarà, diciamo, una infarinatura generale che ti permetterà di capire meglio come funziona il mezzo internet. Ora, rispondiamo alla prima domanda. È vero il fatto che più visibilità hai e più pazienti entreranno nel tuo studio fisioterapico? Assolutamente no. Non è importante la quantità di visualizzazioni, ma la qualità. Per qualità si intende il numero di persone che guardano un tuo contenuto e che sono veramente interessate a quel contenuto e che una volta visto quel contenuto ti contattano per quel tipo di contenuto, per esempio un blog sulla lombosciatalgia, per esempio. Raggiungere 50.000 visualizzazioni di un articolo ma avere poi un ritorno pari a zero, cioè di numero di pazienti che ti contattano e vengono presso il tuo studio e ti pagano dopo aver visto quell'articolo, non vuol dire assolutamente niente. Ora diciamocelo chiaramente, un centro fisioterapico non è un'azienda che può vendere un prodotto tipo un paio di scarpe in tutto il mondo, quindi avere visibilità da tutta Italia, da paesi lontanissimi dal tuo centro fisioterapico, non vuol dire assolutamente niente. È solo una perdita di tempo, è solo una perdita di soldi, è solo una grossa perdita di denaro. Meglio avere poche visualizzazioni ma concrete che tante visualizzazioni ma nulle. In sintesi, con questa prima lezione voglio dirti chiaramente e semplicemente che qualsiasi cosa tu pubblichi deve raggiungere il tuo territorio di pertinenza. Per esempio, sei un fisioterapista di Perugia, devi raggiungere Perugia e le zone limitrofe. Avere visualizzazioni da città come Trieste, Napoli e Val d'Aosta, quando il tuo centro di fisioterapia è di Perugia, non vuol dire assolutamente niente. Creare una community di persone all'interno del tuo sito di Perugia, sempre per esempio, che ti seguono, è molto differente che creare una community di persone che si iscrivono per avere aggiornamenti sul tuo centro fisioterapico di Perugia ma che vengono da tutto il resto del mondo. Sempre per il discorso che non è importante il numero di visualizzazioni ma la qualità di visualizzazione. Non so quanti di voi con il loro studio fisioterapico ogni tanto analizzano i dati del proprio sito internet per vedere da dove vengono le visualizzazioni. Ora tu mi domanderai, come faccio a raggiungere un pubblico targetizzato nella mia zona? Ve lo spiegherò nelle prossime lezioni, ma quello che mi interessava su questa prima lezioncina è appunto mettere il punto su questo concetto qua, che non è importante la quantità, ma la qualità. Ogni volta che tu crei un post, in realtà fai pubblicità, e la pubblicità serve per vendere. Detto semplicemente, è inutile creare articoli su articoli su articoli per poi fare
zero di fatturato, a meno che tu non paghi le bollette, l'affitto e tutto quanto attraverso like e visualizzazioni. In quel caso sono io a chiederti a te come si fa. Quindi, se vuoi maggiori informazioni per quanto riguarda il discorso di visibilità, iscriviti alla community di PhysioGo e ponici il tuo fantastico quesito, al quale cercheremo di dare la risposta più semplice e pertinente possibile. Ci tengo anche ad informarti che nella prossima lezione che affronteremo un argomento molto importante che parla dell'ecosistema internet. Come funziona e perché funziona. Detto ciò, io continuo la mia passeggiata e io e te ci vediamo al prossimo video. Ciao!